drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. This is Us in 5 minuti. Arrivata alla sua quinta stagione, This Is Us racconta la storia della famiglia Pearson attraverso linee temporali diverse, sviluppando un intreccio sospeso fra passato, presente e futuro. Se avete amato la storia di Jack, Rebecca e Randall, in questo video analizzeremo la serie e ciò che ci ha insegnato. Dove tutto ebbe inizio. This Is Us segue la storia di una famiglia come tante che è stata travolta da un grave lutto. Nel 1980, la vita dei due novelli sposi, Jack e Rebecca Pearson, si complica quando i due scoprono di aspettare tre gemelli. Ho tre gemelli dentro di me e ormai peso più di te. Durante il parto, avvenuto nel giorno del compleanno di Jack, le cose non vanno per il meglio e uno dei tre bambini perde la vita. Sotto consiglio del loro medico, i due decidono però di adottare un bambino afroamericano abbandonato dal padre naturale, trovandosi così comunque con tre figli. 36 anni dopo facciamo la conoscenza dei tre fratelli. Kevin è un famoso attore televisivo ormai stanco della vita da star e in cerca di una nuova via. Credo che la mia vita sia andata a rotoli nell'86, alle elementari. Stavano per spedire il Challenger nello spazio, ve lo ricordate? Sì, il film con la Bullock. No. Kate, la gemella, combatte senza successo con i problemi di peso. Randall, il figlio adottato, va in cerca dei propri genitori naturali, scoprendo che la madre era a conoscenza della sua identità. Lui mi ha abbandonato e io invece l'ho invitato a casa. Da questi presupposti, This Is Us si immerge nella vita di una famiglia come tante, raccontando storie che potrebbero riguardare tutti noi. Meet the Pearsons. La vera forza della serie risiede proprio nei suoi personaggi, persone comuni che affrontano sfide comuni. Ti serve che ti indichi dov'è la mia bocca? No. Lo so dov'è. Oh. Bene. Jack Pearson è un padre straordinario e affettuoso, sempre in fuga dal modello paterno tossico e violento con cui è cresciuto. Rebecca Pearson, a seguito di una gravidanza inaspettata, si mette costantemente in discussione, non essendo riuscita ad avere la vita a cui ambiva. Buonanotte, mi voglio bene. Kate, unica figlia femmina, lotta da tutta la vita per risultare impeccabile di fronte agli occhi del padre, senza però riuscire. E mentre Kevin rimane vittima del suo aspetto e delle sue scelte, Randall vive ogni giorno come una sfida per dimostrare di meritarsi la famiglia che lo ha accolto. This Is Us è un inno al fallimento come punto di svolta, una serie che attraverso le sconfitte dei propri protagonisti racconta la voglia di cambiare e quanto sia importante evolversi con la consapevolezza di quello che siamo stati. Non posso innamorarmi di uno grasso. Bene. Ieri, oggi e domani. Attraverso il racconto di passato, presente e futuro, This Is Us mette al centro il valore della scelta. Ogni dettaglio, per quanto piccolo, può avere effetti enormi sul nostro destino e su quello degli altri. Ok, cosa pensi di fare? Intendi adesso? Mi stamperò in faccia un bel sorriso, chiederò a mia madre se possiamo fare due chiacchiere in privato, dopodiché le dirò qualcosa che di sicuro la devasterà completamente. Nella serie, le vite dei protagonisti si intrecciano e sviluppano attraverso continui flashback e flash forward, che rivelano interconnessioni sempre più profonde. This Is Us non segue dunque un binario cronologico, ma piega il tempo a suo piacimento per raccontare le relazioni fra i protagonisti. Questi continui salti avanti e indietro nella storia, costruiti grazie a scelte di montaggio ben studiate, sono sempre funzionali all'esplorazione delle dinamiche familiari. Grazie alla sapiente connessione fra momenti diversi della storia dei Pearsons, This Is Us diventa un'istantanea in movimento, l'intenso spaccato di vita di tre generazioni. Prendiamo ad esempio la lite fra Kevin e Randall nel finale della quarta stagione. Inizialmente vediamo il primo compleanno dei tre fratelli nell'81.
L'episodio, gravato dal lutto per la perdita del terzo gemello, ci porta poi al presente, sempre per il loro compleanno. Il litigio fra i due è furioso, ma viene stemperato da un flash forward che ci mostra Kevin e Randall, di nuovo ricongiunti nel futuro, al capezzale della madre. This Is Us è una serie che racconta l'evoluzione dell'anima fra lacrime e risate, calandoci al 100% nella storia di una famiglia come tante. Ok, papà deve andare, un bel respiro. Allora, si iniziò con? Il primo. E papà disse? Non è solo. Per seconda? Kate. E la mamma disse? Sì. E per ultimo? Me. E tutti dissero? Sono in tre. I tre più grandi? I tre più grandi. E voi cosa vi aspettate dalla nuova stagione? Fatecelo sapere nei commenti.